Chiude il Grande Fratello 15 dopo la protesta dei finanziatori? Scoppia il caos. Gli sponsor si schierano contro il Grande Fratello 2018, ecco cosa sta succedendo. Non si placano le polemiche sul Grande Fratello 2018, dopo gli episodi di violenza che si sono verificati nel corso di queste ultime settimane, ecco che alcuni degli sponsor finanziatori di questa 15ª edizione del reality show hanno scelto di dissociarsi dalla trasmissione e per questo motivo hanno deciso di strappare i contratti che avevano firmato precedentemente come sponsor per questa nuova edizione molto attesa dal pubblico. Gli sponsor lasciano il Grande Fratello 2018, bufera a Mediaset. Tutto è nato dopo i tristi episodi di bullismo che sono verificati all'interno della casa più spiata d'Italia, in particolar modo quelli contro la spagnola Aida Nizar che come ben saprete è stata mortificata e umiliata dal gruppo di bulli di questa 15ª edizione. In seguito a questi spiacevoli episodi e soprattutto in seguito alle polemiche degli spettatori, i quali chiedevano agli sponsor del reality show di dissociarsi da questi avvenimenti, ecco che è arrivata la decisione ufficiale. Il primo sponsor che ha deciso di interrompere il contratto di collaborazione con il Grande Fratello 15 è stata Bella Oggi, che ha ritirato tutti i prodotti dalla casa. Successivamente è stata la volta di Acqua Santa Croce, che non avendo gradito il comportamento dei concorrenti ha deciso di recidere il contratto come sponsor di questa edizione del reality show condotto da Barbara D'Urso, costringendo così la produzione a fornire delle brocche di acqua in magazzino per i ragazzi. A rischio chiusura il Grande Fratello 15. Nelle ultime ore, però, sono arrivati anche altri finanziatori che hanno deciso di ritirare i propri prodotti dalla casa più spiata d'Italia, tra cui Screen Air Caire e la Nintendo, i quali attraverso un comunicato stampa ufficiale hanno fatto sapere di non voler avere più nulla a che fare con questa edizione del GF15. Tanti anche i marchi presenti in questa edizione che si sono dissociati dalle scene violente tra cui Givova, Steilpan, Salumi Beretta e Aran Cucine. Cosa succederà a questo punto dopo che tutti questi sponsor si sono ritirati dalla trasmissione? Il GF15 richiede di essere chiuso anticipatamente rispetto al previsto? E questa è la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan della trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara D'Urso, curiosi di scoprire quello che succederà a questo punto dopo la fuga dei vari finanziatori.